io credo che l'apertura di Forza Nuova di una sede a Ferrara sia un qualche cosa che sia difficile da digerire. Non ci si può nascondere dietro la libertà di opinione quando si professa la sopraffazione e anche violenta delle idee diverse. La libertà di opinione deve coesistere con rispetto all'opinione altrui, non credo che questo sia il caso, e quindi è improprio parlare di garanzia diritti di libertà di opinione. In realtà, ripeto, è inaccettabile un'opinione, un'idea che faccia il suo stesso motivo di esistere, quello di sopraffare, di negare i diritti di libertà di coloro che hanno idee diverse. Ferrara con questa manifestazione ha dimostrato di non voler essere indifferente rispetto all'apertura di una sede di Forza Nuova, che è una forza che si ispira a simboli fascisti che da questa città invece abbiamo combattuto. Molto significativo il fatto di ritrovarci in Galleria Matteotti, a 100 anni dalla morte e dal suo sacrificio. Un sacrificio che deve ispirarci nella lotta per la libertà e la democrazia, che non è una lotta, che è una lotta che non finisce mai. Bisogna sempre tenere la guardia alzata. E fatti come quelli che stanno succedendo a Ferrara ce lo dimostrano, ma questa piazza, questo ritrovo è anche un segnale molto forte di una Ferrara che vuole la libertà e vuole la democrazia.